Alla fine i nodi vengono al pettine anche in Germania, dove è stata approvata una riforma costituzionale per prevedere un fondo straordinario per finanziare la spesa per la difesa, ma senza togliere il freno al debito. Quindi cosa si fa? Si fa un fondo speciale fuori dal bilancio. Insomma, una trovata per certi aspetti all'italiana per far finta di non fare debito pubblico, ma in realtà facendolo per riuscire a far fronte a questa enorme nuova spesa per la difesa promessa al cancelliere Scholz, 100 miliardi per le forze armate tedesche. E tutto questo ci riporta due temi. Da un lato il tema della difesa europea, perché l'alternativa all'aumento della spesa militare nazionale, che non serve a niente, i 27 paesi membri già adesso spendono quasi il triplo della Russia senza una capacità militare reale. Quindi da un lato il tema della difesa europea, dall'altro di come finanziarla. Ed è chiaro che anche qui il tema è decisivo, perché noi non abbiamo bisogno di un'enorme spesa militare europea, ma abbiamo bisogno di una spesa militare europea invece che nazionale. Perché mettendo insieme le spese militari nazionali già potremmo fare moltissimo. O anche mettendo insieme una parte, una quota delle spese militari nazionali, per esempio il 20%, come facemmo per fare la moneta unica quando mettemmo insieme il 20% delle riserve delle banche centrali nazionali. Oppure favorendo la creazione e il finanziamento del Fondo Europeo per la Difesa, scorporando i contributi nazionali al fondo, come abbiamo fatto in occasione del piano Juncker, il cosiddetto Fondo Europeo per gli investimenti strategici. Insomma, ci sono varie opportunità per riuscire a finanziare la difesa europea e soprattutto per realizzare la difesa europea, cosa di cui abbiamo urgente bisogno di fronte alle crisi internazionali tutto intorno all'Europa, dall'est al sud.